La ringrazio, deputato Bignami. Ha chiesto di parlare il deputato Massimiliano Capitanio. Ne ha facoltà. A lei la parola, deputato Capitanio. Sì, grazie Presidente. Come già anticipato da tanti colleghi, oggi avremmo voluto discutere delle tante imprese che non hanno ancora ricevuto un centesimo dei decreti ristori 1, 2, 3, 4 e forse 5. Avremmo voluto parlare della cassa integrazione che manca, avremmo voluto parlare dei 300 nuovi consulenti che il governo cerca per dare una rotta a questo paese senza mai trovarlo. E invece ci costringete, dopo aver parlato di omotransfobia, a parlare di un decreto clandestini quando nei fatti voi l'azione meritoria del governo Lega è stata già cancellata perché, come può vedere da questo documento che è del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, l'immigrazione non viene più gestita. Avevamo 10.000 sbarchi a ieri nel 2019, sono diventati 32.542. Questa è la fotografia che dimostra a tutti gli italiani quanto voi state occupando il Parlamento per un provvedimento assolutamente inutile. Fosse solo inutile non sarebbe un problema, ma il problema è che il provvedimento è anche dannoso. Tra l'altro, di questi 32.000 nuovi sbarchi che voi avete, che la maggioranza, certo, non lei Presidente, ha assecondato in maniera così vergognosa, 12.000 di questi nuovi sbarcati sono provenienti dalla Tunisia, che non ci risulta essere un paese in guerra. Ci avete costretto a subire impotenti, ma forse anche complici, un incremento del 200% degli sbarchi. Evidentemente i fatti di Nizza non sono bastati a tenere a freno l'ideologia funesta di questa maggioranza. Troppo forte la tentazione di continuare a fare business con la truffa dell'accoglienza che nasconde in realtà un business eccezionalmente redditizio e su cui per fortuna anche qualche magistrato sta iniziando a fare luce. Mentre avete lasciato sole le partite IVA, mentre non siete stato in grado con quattro decreti ristori di far fronte alla crisi spaventosa di questo secolo, dall'altra parte però dobbiamo constatare che vi siete dati da fare per non far mancare nulla agli scafisti e ai trafficanti. Porte aperte, solidarietà mediatica e complicità giuridica e legislativa. Mentre la Germania portava via con le forze dell'ordine una Carola Rackete vestita da pinguino, l'eroe della sinistra che ha rischiato di ammazzare i nostri militari, non dei pericolosi criminali, questa maggioranza l'ha portata su un panno di mano, l'ha idrolatrata. Diciamo per esempio agli italiani, cosa che particolare che sta sfuggendo a molti, che la televisione di Stato, la RAI, occupata in questo momento da PD e Movimento 5 Stelle alla faccia della lottizzazione, ha speso 25.000 euro per comprare i diritti televisivi di una docufiction che poi non è stata neanche mandata in onda per la vergogna. Che fine hanno fatto quei soldi? Chi pagherà per queste spese inutili? Queste premesse, ovviamente, Presidente, sono fondamentali per arrivare a illustrare il senso dell'ordine del giorno e per capire come mai il decreto clandestini, oltre alla sua follia ideologica, non contenga nemmeno i soldi necessari, come dovrebbe fare l'articolo 12, per implementare gli interventi per il contrasto dei reati allo spaccio di stupefacenti commessi anche attraverso la rete internet. I soldi per la vera sicurezza, diciamolo, non ci sono. Ci sono forse la scorta della compagna del Presidente del Consiglio Conte, che ora si trova indagato per peculato, perché l'avvocato del popolo alla fine si è trasformato in un caricaturale avvocato del suocero. E allora ci sono dei dati che dobbiamo ricordare. Perché la droga scorre nelle nostre strade, scorre nel web, manca un'azione incisiva di contrasto. Vado a concludere, Presidente, per sottolineare l'urgenza di questo ordine del giorno. Non fate
contrasto alla droga su internet, non c'è un contrasto serio alla pirateria editoriale ed audiovisiva. Solo nel campo editoriale il danno stimato per la filiera, per la criminalità sul web è 528 milioni di euro all'anno. 1,3 miliardi di euro la perdita per il nostro sistema paese, 216 milioni di euro sono i mancati introiti del fisco, 8.800 i posti di lavoro a rischio, compresi tanti giornalisti che poi commemoriamo in quest'aula quando vengono a mancare. Sulla pirateria audiovisiva un altro miliardo di danno al sistema paese. Secondo FAPAV nel 2019 i mancati incassi per l'industria audiovisiva sono arrivati a 591 milioni di euro con quasi 6.000 posti di lavoro a rischio e 200 milioni di euro di mancati introiti fiscali. Vado a concludere, quindi chiediamo al governo almeno un impegno più concreto nella lotta ai trafficanti del web, ma speriamo anche che inizi a fare, prendendo l'esempio dal lavoro fatto da Matteo Salvini, una lotta ai trafficanti di persone umane. Grazie. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Mi preme innanzitutto sgombrare il campo dalle facili illazioni e dalle accuse insensate che ci arrivano ogni giorno dalla maggioranza. Noi non siamo contrari all'accoglienza. Chiediamo però che l'accoglienza venga gestita in maniera seria e responsabile, con delle regole precise. Noi non vogliamo che il nostro Paese possa diventare un presidio assistenziale per l'immigrazione irregolare. Vogliamo invece perimetrare il fenomeno migratorio a favore di coloro che ne hanno diritto e offrire loro una vera e propria integrazione fatta di legalità e rispetto delle regole. Ebbene, tutto questo con la cancellazione dei decreti sicurezza non sarà più possibile. Con il decreto clandestini, perché di questo purtroppo si tratta, avete preferito non affrontare seriamente il problema migratorio, facendo prevalere l'ideologia al buon senso. Avete smarrito il raziocinio, aprendo le porte del nostro Paese e permettendovi anche di fare la morale e tacciare di razzista chi si appone a questa follia. State sottoponendo tutto il Paese, già in ginocchio per l'emergenza sanitaria ed economica, ad altissimi rischi. E in particolar modo, e vengo all'ordine del giorno in questione, mi riferisco alle persone che ogni giorno si trovano in prima linea, gli uomini e le donne delle nostre forze dell'ordine, che si occupano di presidiare i centri di accoglienza e gestiscono le operazioni di sbarco. Non avete previsto stanziamenti ulteriori per garantire loro la protezione sanitaria, nessun stanziamento economico, come invece prevedevano i decreti Salvini. Le forze dell'ordine sono chiamate a un compito straordinario in termini di tempo, mezzi e rischi sanitari ai quali vengono sottoposti. In questo senso mi preme richiamare un fatto di cronaca recente che riguarda la mia città, che riguarda Pistoia. A Pistoia un mese fa la polizia, insieme alla municipale, ai carabinieri e alla finanza, si occupavano di presidiare la parrocchia di Vico Faro, gestita da Don Biancalani, paladino dell'immigrazione incontrollata, dove si trovavano 120 migranti in isolamento. Allora, oltre a chiedersi come facessero ad essere garantite le distanze, le norme igienico-sanitarie all'interno di una piccola parrocchia di città, capirete a quale rischio di contagio siano stati sottoposti gli addetti alla sorveglianza. Situazioni come queste ci servono per capire quanto sia rischioso e impegnativo il lavoro delle nostre forze dell'ordine, che, ripeto, non vi siete preoccupati di tutelare. State di fatto garantendo fondi al business dell'accoglienza, a tutte quelle cooperative che lucrano sulla gestione dei migranti, e lasciate indietro gli uomini dello Stato, che sono chiamati ogni giorno a garantire sicurezza e ordine sociale. Forze dell'ordine che, oltretutto,
vengono tolte dalle loro ordinarie mansioni di vigilanza per controllare che nessuno violi le norme di isolamento sanitario, mettendo a rischio quindi non solo loro stessi, ma anche le loro famiglie. Tutto questo per cercare di far fronte a un problema che oggi, durante una pandemia globale, non dovrebbe sussistere in questi termini e non doveva essere priorità per il governo. Grazie. Grazie a lei. Grazie Presidente. Il decreto legge che stiamo esaminando, varato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 21 ottobre e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 261 del 21 ottobre 2020, all'articolo 11, correttamente la mascherina, per cortesia. Mi si appannano gli occhiali. Mi rendo conto, però deve indossarla. Allora porti un po' di pazienza, la prego, grazie. No, non lo fa per me, lo fa per le persone intorno a lei. Le chiedo di indossare correttamente la mascherina, va bene. Grazie. 2020, all'articolo 11, contiene nuove disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento. L'articolo in questione modifica il decreto legge 20 febbraio 2017, numero 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, numero 48. Nell'articolo vengono specificate le circostanze in base alle quali il questore può disporre il divieto di accesso o stazionamento all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, nei confronti di persone che abbiano riportato una o più denunzie o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi 3 anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Azione che, stando anche ai dati, in questi ultimi anni hanno visto un forte incremento, soprattutto per ciò che concerne lo spaccio e o la cessione di sostanze stupefacenti da parte di organizzazioni criminali sparsi su tutto il territorio nazionale. Interi quartieri delle grandi città, parchi pubblici, strade e piazze risultano essere nelle mani di bande di criminali con vere e proprie organizzazioni gerarchiche, che vanno dalle vedette ai pusher, a veri e propri eserciti che rendono i cittadini ostaggi del crimine. Bande di criminali che sempre più spesso fanno capo a organizzazioni gestite da comunità nigeriana o albanese, le quali si avvalgono principalmente di immigrati clandestini cooptati nei circuiti delinquenziali e criminali proprio perché privi di documenti, residenze fisse e di un lavoro stabile, di fatto degli invisibili. In questo articolo del decreto legge è previsto altresì che il questore possa imporre nei confronti delle persone denunciate negli ultimi 3 anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento, ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, ovvero aggravati. Il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento, specificatamente individuati in quanto collegati ai reati per i quali sia scattata la denuncia. È inutile dire che tali disposizioni sono da salutare con favore, se non fosse che, nella maggior parte dei casi, rimarrebbero lettera morta, cioè disposizioni sulla carta in quanto inattuabili. Inattuabili fino a quando alle forze di polizia non verranno conferite le risorse organiche, ma anche strumentali, necessari al controllo dei luoghi da interdire, alle persone condannate o anche solo denunciate. Ed è per questo, Presidente, visto il favore che incontra tale norma, impegniamo il Governo ad adottare quanto prima le forze di polizia presenti sul territorio nazionale delle risorse organiche e strumentali, compresi gli abiti civili, per operare in incognito ed attuare un'azione di intelligence necessaria al controllo dei luoghi da interdire alle persone condannate o anche solo denunciate per aver venduto o ceduto sostanze stupefacenti o psicotrope o per aver commesso reati
in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento, ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o ancora delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, o aggravati. Grazie. Chiedo di intervenire il deputato Raffaele Baratto. Prego. Sì, grazie Presidente. Presidente, onorevoli colleghi, bene, oggi ci troviamo qua il 1° dicembre a discutere di un provvedimento di estrema urgenza per il governo, un provvedimento che viene messo all'ordine del giorno quando fuori da quest'aula e fuori da questo palazzo abbiamo un paese in sofferenza sanitaria, in sofferenza economica, e voi come priorità per il vostro governo cosa avete? Avete di inserire all'ordine del giorno, nel programma dei lavori parlamentari, il decreto clandestini. Vergognatevi, queste non sono le priorità per il popolo italiano. Non sono le priorità di un popolo italiano che, vedete, chiede risposte da parte di un governo cieco e soprattutto di un governo che non sa ascoltare. Sono mesi che vi chiediamo di intervenire, soprattutto sotto il profilo economico e soprattutto sotto il profilo sociale e assistenziale. Voi nulla, vi occupate degli immigrati, vi occupate degli cittadini non italiani. Ebbene, secondo la vostra classifica vengono prima gli immigrati, prima degli italiani. Per noi vale esattamente il contrario. Prima vengono i cittadini italiani, prima vengono gli italiani che sono costretti a rimanere chiusi in casa a suon di DPCM, a suon di decreti. Chiudiamo in casa gli italiani e apriamo i porti ai clandestini. Questo noi della Lega proveremo in tutti i modi a farvi capire che è sbagliato, perché non è questo quello di cui hanno bisogno i nostri concittadini. Ebbene, con questo ordine del giorno, l'ordine del giorno 96, cerchiamo di portare l'attenzione dell'Aula parlamentare soprattutto per quanto attiene il profilo economico di questo provvedimento. Ebbene, io sono commissaria della Commissione Bilancio, ci siamo ritrovati a discutere questo provvedimento, che secondo la maggioranza non rilevava sotto il profilo economico, quando poi, magicamente, a seguito di più interventi da parte della Lega, ma da parte di tutto il centrodestra, sono entrati 100 milioni di euro all'interno di una tabellina, guarda caso, forse perché avete capito che un provvedimento del genere, che amplia soprattutto le maglie che riguardano soprattutto l'accoglienza di questi immigrati, non può essere a costo zero. Non possono essere a costo zero dei diritti che noi andiamo a dare a questi migranti. Vedete, perché soprattutto all'interno dell'articolo 4, che si parla della riforma delle disposizioni riguardanti il sistema di accoglienza, vediamo, riscontriamo come voi avete provveduto soprattutto a modificare quelli che sono le denominazioni di questi sistemi. Li avete chiamati sistemi di accoglienza e di integrazioni, i SAI, così definiti da voi. Ebbene, nella novella si amplia il numero dei beneficiari che possono accedere a questo circuito, includendovi non solo i richiedenti di asilo, ma soprattutto anche i titolari di protezione speciale, e si prevede l'erogazione di ulteriori e nuovi servizi a favore degli stessi. Tra questi, avete citato voi all'interno dell'articolo 4, ritroviamo i corsi di lingua italiana, i corsi per il supporto psicologico agli immigrati, con conseguenti ulteriori oneri a carico non solo dello Stato, ma soprattutto a carico delle regioni e soprattutto a carico dei comuni, che dovranno sobbarcarsi per l'ennesima volta di spese che voi accollate a degli enti territoriali per i quali non fornite le adeguate tutele e soprattutto i adeguati fondi e i adeguati ristori economici. Ebbene, vorrei portare l'attenzione soprattutto sotto il profilo economico. Vedete, con i decreti Salvini e soprattutto con i decreti sicurezza del nostro ministro Salvini, la Lega era riuscita a mettere un po' di ordine a quello che era il dramma e soprattutto il modo incontrollato che c'era da parte dei governi, soprattutto delle sinistre italiane, di far accedere in modo incontrollato tutti questi migranti. Vedete, noi con i decreti sicurezza, con i decreti del ministro Salvini, siamo riusciti a porre rimedio, a porre ordine, così come veniva chiesto dalla Corte dei Conti. Siamo riusciti soprattutto a far risparmiare i conti dello Stato
2,5 miliardi di euro per i costi diretti legati all'immigrazione e se consideriamo anche gli indiretti arriviamo a 5 miliardi di euro. E voi cosa fate adesso? Ci venite a dire che è un provvedimento a costo zero, ma di cosa stiamo parlando? Il supporto psicologico agli immigrati? Voi dovreste dare supporto psicologico a tutti gli italiani, soprattutto perché mettete al primo posto quello che è una priorità ideologica e sono proprio i colleghi del Movimento 5 Stelle, il Presidente del Consiglio Conte che si dovrebbero vergognare, perché non potete aver scritto assieme a noi della Lega i provvedimenti sulla sicurezza e sull'immigrazione e poi venire in aula a sconfessare tutto il lavoro e tutto quello che è stato fatto. E parlo soprattutto ai colleghi del Movimento 5 Stelle, perché sono stati loro che all'interno del loro programma elettorale, il mandato che gli è stato dato dal popolo italiano, avevano inserito anche loro la lotta all'immigrazione incontrollata ed oggi si ritrovano qua a sconfessare il mandato stesso per il quale erano stati votati dal popolo italiano. Ma il popolo italiano non dimenticherà, Presidente, soprattutto quando ci sarà modo di tornare finalmente alle urne, avremo modo di ritrovare come il popolo vorrà a gran voce dire no all'immigrazione e no ai clandestini. Confermo, grazie Presidente. Noi stiamo facendo questo lavoro nella speranza che voi capiate che questo è un provvedimento sbagliato nel merito, è sbagliato nel modo ed è sbagliato nella tempistica. È sbagliato nel merito per tutto quello che anche i colleghi stanno sottolineando ed è sbagliato a maggior ragione perché sono mesi che il Presidente Conte ci racconta che maggioranza e opposizione devono collaborare in un momento di crisi assoluta sull'emergenza Covid e poi presentate un provvedimento come questo che lo capisce anche un rimbambito che è un provvedimento divisivo, che mette maggioranza e opposizione gli uni contro gli altri, perché non è un provvedimento che possa conciliare e far sì che si pensi all'interesse del Paese collaborando a 360 gradi. È sbagliato nel modo, perché avete chiesto la fiducia, ci sono parlamentari anche di maggioranza che avrebbero voluto cambiarne ampie parti, che non condividevano ampi passaggi di questo provvedimento, nonostante questo siete andati avanti con la fiducia. E poi, cosa ancora più grave, è sbagliato nella tempistica, perché da che mondo è mondo nel mese di dicembre, lo sappiamo tutti, c'è la priorità delle priorità, che è la legge di stabilità. Ma soprattutto in questo momento di problemi noi ne abbiamo tanti, tantissimi, non mi pare che la priorità di questo Paese debba essere quella di tornare ad aprire i porti. E dopo entro nel dettaglio specifico del mio ordine del giorno che fa quasi sorridere dover presentare un ordine del giorno nel quale chiedo il rispetto della legge italiana. Noi abbiamo tante priorità, decidiamolo assieme quali sono, ma penso che sia chiaro per tutti che c'è un'emergenza sanitaria, ma c'è anche domani mattina un'emergenza economica. Oggi si parla del forse quinto intervento sui ristori. L'occupazione. Quanti mesi è che sentiamo parlare del fatto che non a tutti è ancora arrivata la cassa integrazione? Invece che intervenire sui problemi reali, sull'economia, sulla gente che vive drammi per via delle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria Covid, noi facciamo un provvedimento divisivo che può essere riassunto col termine di boldrinata. È una boldrinata. Il Parlamento è qua a votare durante l'emergenza Covid, durante il dramma economico, un momento storico che il Paese non ricorda, voi bloccate il Parlamento per votare le boldrinate. È una scelta politica, potete anche farla, dopodiché la storia insegna che gli elettori stanno dalla parte opposta delle boldrinate. Ho rispetto, ho detto una boldrinata, non vedo che cosa ci sia di offensivo a dire una boldrinata. Se tu lo condividi vanne orgoglioso, per me è un provvedimento che non mi piace, ma è inequivocabile che possa essere definito boldrinata, dopodiché rivolgiti al Presidente. In ogni caso, non ti sento, perdonami.
Abbiamo tante priorità. Prosegue il suo intervento. Deputato Sensi. A me non, sinceramente non sembra un insulto, poi dipende da quale punto di vista lo si voglia interpretare. Dipende da quale punto di vista, può anche significare un richiamo a un pensiero di una persona. Comunque io non lo ritengo un insulto. Prego, prosegua. Io continuo a pensare che questa sia una boldrinata, soprattutto memore dei provvedimenti delle passate legislature portati avanti da Laura Boldrini, e quindi è un dato di fatto e io ci tengo a sottolinearlo. Presidente, io non riesco ad andare avanti. Colleghi deputati, il deputato Grimoldi sta svolgendo il proprio intervento e ha tutto il diritto di farlo. Deputato Grimoldi, la sua maschera deve coprire anche il naso. Prego, prosegua. Allora. E voi dovete rispettare però, colleghi, il distanziamento. Va bene? Andiamo avanti. Deputato Sasso. Deputato Sasso, riprenda posizione, prego. Deputato Grimoldi, prosegua. Deputato Sasso, la richiamo all'ordine. Distanziamento. Prego. Io in tanti anni che partecipo a manifestazioni politiche orgogliosamente non ho mai avuto bisogno di coprirmi la faccia, a differenza di qualcuno di quei banchi lì, e a differenza di qualcuno che va a manifestare con Laura Boldrini. Questo per mettere le cose in chiaro. Torni al merito del suo ordine del giorno, deputato Grimoldi. 128, glielo ricordo, guardi. Torno al merito finalmente del mio ordine del giorno, dove stavo dicendo orgogliosamente che non condivido questa boldrinata. Se posso andare avanti, il mio ordine del giorno sottolinea che non è possibile che io debba fare un ordine del giorno per chiedere il rispetto della legge italiana, perché io chiedo in sede di recepimento del provvedimento che chi arriva illegalmente sul nostro territorio prenda la multa e non che la multa venga abolita. Non che la multa venga soppressa. Ringrazio. E chi arriva con un natante abusivo, il natante venga distrutto, non che invece gli venga anche restituito e magari gli paghiamo anche la benzina per tornare a prendere altri clandestini. La ringrazio. Quindi... Grazie, signor Presidente, signor membro del Governo. Guardi, con questo ordine del giorno faccio una richiesta molto semplice, che è quella di ampliare il numero, la capienza dei centri per il rimpatrio e di assicurarne almeno uno per regione italiana. Perché? Perché col decreto clandestini che cosa si dice rispetto al trattenimento dello straniero il cui ingresso e soggiorno sia irregolare e ai fini del rimpatrio? Il comma 1, lettera C, numero 2 dell'articolo 3 prevede, in caso di insufficiente disponibilità di posti nei centri di permanenza per il rimpatrio, una sorta di ordine di priorità. E qui, a mio avviso, caschiamo un po' nel ridicolo, nel senso che mi sembra di leggere di un programma di fedeltà dello Sheraton Hotel. Cioè, quali sarebbero questi criteri con cui si sceglie l'ordine di priorità? È vero che altre gestioni, sempre di sinistra, hanno deciso svuota carceri e quant'altro. Perché? Perché non c'erano più posti. E perché? Perché se manca un'infrastruttura allora non la dobbiamo realizzare? Cosa succederebbe se mancasse, per esempio, il collegamento con delle aree remote del paese? Ci metteremmo di guzzo buono, realizzeremmo delle infrastrutture. E faccio un esempio: dove governa la Lega, per esempio, in Lombardia, in Val Camonica, ci sarà la prima linea ferroviaria in Italia a trazione ad idrogeno. Ecco come si fanno le infrastrutture. Si trovano soluzioni ingegnose. Val Camonica, provincia di Brescia, ricordiamolo. Perché qua ci sono dei bresciani che è giusto che diamo a Cesare ciò che è di Cesare. E quindi guardiamo un po' tutto questo quadro, no? Un quadro di entropia governata, o meglio non governata, da questo governo. Entriamo in quello che
a me fa ricordare il titolo di un film bellissimo di Darren Aronofsky, Requiem for a Dream. Il titolo, ma anche lo svolgimento di questo film. Cioè, questo è veramente il canto di Requiem per gli italiani, ma anche per tutte quelle persone che vengono da altri paesi, magari anche quei talenti che proviamo ad attirare, che vengono con soldi da investire, con formazione e quant'altro, ma che mettiamo tutti nello stesso mazzo, insieme a chi invece in questo paese probabilmente non dovrebbe arrivarci perché poi finisce a Nizza a compiere qualche atto terroristico. Bravo. Ecco. E tornando a Darren Aronofsky, questo climax prevede un climax ben diverso da quello del Bolero di Ravel, che cresce ma che rimane sinfonia. Prevede un climax che va verso la cacofonia, tanto che il film di Aronofsky si struttura su tre e non su quattro stagioni, proprio per definire l'imperfezione, l'imperfezione che regna sovrana anche in questo governo. E per concludere, signor Presidente, vorrei citare uno degli autori preferiti, dei miei autori preferiti, Antoine de Saint-Exupéry, che ha scritto Il piccolo principe. E una delle famose citazioni del Piccolo Principe è: l'essenziale è invisibile agli occhi. Oltre all'essenziale direi che l'utile, l'adatto, è invisibile agli occhi. E purtroppo questo governo è visibile agli occhi, ahimè. Grazie, signor Presidente. Grazie a lei, deputato Centemero. Ha chiesto di parlare la deputata Anna Elsa Tartaglione, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Quest'oggi è la 31ª fiducia che questo governo ci chiede. E si sa, oramai l'abbiamo capito tutti, che è una mera battaglia politica, tra l'altro contro loro stessi, perché una parte di questo governo, i 5 Stelle,